città. No. Che avevo visto. Siete tutti venuti giustamente per sentire Marco Pioli, l'illustrazione del calendario, per avere il calendario e per sentire i racconti che è bravo a scriverli ma anche a leggere l'avvocato Oscar Carosello. Quindi io mi limito semplicemente, visto che quando si presenta il calendario a Berceto per tradizione si avvicina il Natale, entriamo nel Natale, si possono fare anche gli auguri. Per cui inizio con augurare a tutti voi, come ho fatto a Ghiar prima, buone feste, buon Natale e buon anno. Marco, io ho finito. Io vi ringrazio di essere venuti e comunque il calendario di quest'anno adesso lo presento velocemente, però se lo scogliamo. Intanto per qualcuno, scusate ma non ho il mio computer e io allora intanto i collaboratori e adesso allora Alberto Andrei mi ha dato le foto, alcune foto, e mi ha aiutato anche a raccogliere un po' di nomi dei, diciamo, dei personaggi delle foto. La Giulia Caccioli, come gli anni scorsi, mi ha fornito delle poesie, anzi ne approfitto per dire che è uscito un suo libro di poesie e sono tutte, secondo me, molto apprezzabili e molto insomma valide, e quindi si possono apprezzare. Anna Maria Cagna mi ha dato una foto, la foto della sua classe, che dopo vedremo. Oscar Caroselli ci ha fornito due testi, due racconti che dopo avrà lui stesso la possibilità di illustrare. Lorenzo Coser è, diciamo, un nuovo cittadino del Cetese da poco più di un anno e comunque è un mio compagno di classe della scuola media e del liceo, e mi ha dato un suo libro di poesie molto bello, e da questo libro ne ho scelte due, chiaramente accordandomi con lui. Poi non solo ha scritto questo libro, ma ha scritto anche un paio di romanzi, uno tra l'altro visto che è in vendita in edicola, quindi se qualcuno è interessato può, per così dire, comprarlo e apprezzarlo. Matilde Gallorini mi ha dato alcune foto, tra l'altro alcune foto molto originali, che sono quelle della sorella Valeria, che aveva utilizzato per la sua tesi di laurea. Lei si era laureata con una tesi di laurea sulle condizioni degli anziani e aveva utilizzato fotografie di anziani vercetesi. Quindi, insomma, io veramente la ringrazio. Poi Daniela Violzi, che è qua presente, mi ha messo a disposizione una foto della sua famiglia, e quindi è una delle foto più belle, perché quest'anno, a differenza degli scorsi anni, è stato difficile raccogliere le foto delle famiglie, cioè dei gruppi di famiglia e dei gruppi, per così dire, di cittadini vercetesi. Poi Francesco Papini, non so se lo conoscete, comunque è quello che abita quella casetta qua di fronte, e ha scritto l'ultima rubrica storica, quella dedicata al sindaco Angelo Orsi, di cui dopo dirò qualche cosa. E poi Luigina Scarli mi ha di nuovo messo a disposizione e lasciato utilizzare le scritte, diciamo, artistiche che lei aveva preparato per i Luneri, e Marisa Terzi, ci sono le sue poesie che sono tutte inedite rispetto a quelle che
sono state pubblicate negli anni passati. Allora, adesso qui, allora, per quanto riguarda le rubriche, allora le rubriche sono un po' le solite che abbiamo per tradizione ripercorso nel calendario. Sono la rubrica storica, e dopo dirò qualcosa sulla rubrica storica di quest'anno. I racconti sono quelli di Oscar Caroselli, la biografia di Angelo Orsi, di cui vi ho detto prima, l'autore Francesco Panini, ed è il sindaco che ha retto Verceto nel periodo della prima guerra mondiale, cioè nel primo periodo della prima guerra mondiale, perché è morto nel 15, quindi è proprio all'inizio della guerra. Le poesie sono quelle di Giulia Caccioli, di Marisa Terzi, di Lorenzo Coser e di Francesco Cafarra, del medico dopo scomparso. Le ricette sono di vercetesi che non ci sono più, la Peppi Attolini, e ho pescato anche dal quadernetto delle ricette di mia mamma, Ida Caminati. Poi ci sono i modi di dire, che sono pochi, ma sono quelli che così al bar mi ha detto Piero Manfardelli, e quindi è giusto che venga, per così dire, ricordato. Io poi ho cercato di scriverli in dialetto, ma come sapete il dialetto non è una cosa molto semplice da trascrivere. Allora, due parole sulla rubrica storica. Allora, negli anni scorsi abbiamo fatto un anno una edizione tutta dedicata ai caduti vercetesi e a quelli che hanno ricevuto, per così dire, delle onorificenze, le medaglie d'oro a nessuno, le medaglie d'argento, le medaglie di bronzo, sono stati in tanti. Poi l'anno scorso abbiamo dedicato la rubrica storica a tutti i prigionieri vercetesi, e sono tantissimi comunque. Poi, visto che avanzava spazio, abbiamo inserito anche l'anno scorso il circolo operaio vercetese di New York del 1947, mi sembra. Ecco, quest'anno abbiamo pensato di proporre la vita amministrativa nel periodo della Grande Guerra, e questi sono, per così dire, i titoletti che ho dato: l'amministrazione comunale dal 14 al 19, i lutti, perché ci sono stati diversi lutti tra gli amministratori. Prima ricordavo del sindaco Angelo Orsi, che è morto nel 15, ma c'è stato anche il vice sindaco, il Agnetti, il fratello del senatore, che è morto prima, subito nei primi mesi dell'amministrazione. E poi c'è stato un altro assessore che ha fatto anche le funzioni di vice sindaco, Gabelli. Quindi i lutti sono stati diversi. Poi le assenze per servizio militare, anche queste sono state tante, dopo magari entriamo nel merito, e hanno, per così dire, condizionato la vita del Consiglio Comunale. E poi le dimissioni, perché l'amministrazione non è arrivata al termine del suo mandato e c'è stato, per così dire, una dimissione di tutta la giunta e l'intervento del commissario prefettizio. Poi ho fatto una rubrica dedicata all'assistenza comunale nel periodo della Grande Guerra. Poi il capitolo delle opere pubbliche, su cui c'è parecchio da riflettere: la guerra nei documenti dell'amministrazione, e anche qua si può dire che la guerra sembra quasi estranea alla vita amministrativa. E poi l'acquedotto, la vicenda dell'acquedotto, che è una vicenda che chiaramente non sono riuscito a concludere, perché nel 1919 l'acquedotto, nonostante fosse, per così dire, deciso da anni e fosse un obbligo per l'amministrazione dal 1911, siamo nel 19 e dell'acquedotto non c'è ancora traccia. C'è però il fatto che almeno sono arrivati i tubi comprati da mia
ditta di Dalmine, di Bergamo, e sono stati pagati, pensate un po' bene, dagli assessori, perché chiaramente non era arrivato il finanziamento. Comunque leggerete poi la storia. Comunque siamo arrivati al 1919, dove almeno ci sono arrivati tutti. Ecco, poi dopo vi racconterò, quando poi avrò modo di vedere gli atti dell'amministrazione, l'anno prossimo spero potete concludere la vicenda dell'acquedotto. Spero che non sia così impegnativa come quella che è stata del cimitero, non so se ricordate qualche anno fa, quando ho documentato la realizzazione del cimitero, che mi ha comportato ben 2 anni di ricerca. Ecco, poi gli ultimi atti dell'amministrazione, perché come dicevo, cioè l'amministrazione si è chiusa malamente, cioè si è chiusa con le dimissioni della giunta e con l'intervento del commissario prefettizio. Ecco, e poi c'è la rubrica che ha preparato Francesco Panini sul sindaco Angelo Rossi. Ecco, e questa figura chiaramente dopo avrete modo di apprezzarla, perché effettivamente c'è stata una persona, diciamo, ecco, questa chiaramente non si vede, non riuscite a leggere, però è l'atto in cui il comune interviene per dare 500 lire al parroco, al prevosto, per la realizzazione del monumento che c'è in chiesa, però obbligando il parroco a non fare solo il monumento con i nomi, mettendo in una lapide i nomi dei caduti vercetesi, ma anche di tutto il comune. E comunque ho dimostrato qualche anno fa che quelle lapidi sono tutte incomplete, e come pure è incompleta quella che c'è lì nel piazzale dietro la chiesa. Ecco, qui ho riportato questa cartina, non so bene se riuscite a vederla, perché durante i lavori pubblici, cioè praticamente i lavori pubblici, quello che impegna per più tempo, cioè per più tempo, insomma, che impegna comunque l'amministrazione, è ancora quello della traversa di Merceto. La traversa, non so se riuscite a capire, comunque se guardate il mio, forse si riesce a spegnere, forse si capisce. Allora, questa era la piantina di Merceto, vedete? Allora, questa è la, qui dove ho la freccia, è la marina, cosiddetta marina. Qui vedete che non c'era, no, nel 1915 e 18 c'era già, l'albergo d'Arino c'era già, come pure la casa di Battioni, quello che fanno. Però io ho preso una cartina precedente in modo da far vedere dove era questa traversa, cioè praticamente è stato sventrato il centro storico, partendo da qui, dalla marina, passando dal Duomo, vedete, questa è piazza San Moderando. Allora, qui vedete il Duomo, qui vedete la piazza San Moderando che non c'era, va bene? Questi palazzi sono stati tutti demoliti, va bene? E poi è stato anche sventrato questa parte, questa strada, via Martiri della Libertà, fino qua in fondo, fino qua in fondo. Questa è la strada che poi va a Borbotaro, vedete? Questo è il pozzo. Ecco, questa strada qui praticamente era già stata, per così dire, queste case erano già state abbattute per fare la strada. Però la sistemazione della strada interessa ancora il comune in questo periodo, come pure la traversa di Rocca Prevazza, tra i lavori pubblici. Comunque dopo, se guardate l'elenco, trovate anche questo. Ecco, poi qua, ecco il verbale dell'ultima giunta, dell'ultimo consiglio comunale.
adesso qui però non lo riesco a leggere neanch'io. Ecco, poi io, dunque, devo fare una piccola premessa sulla rubrica storica che stavo dimenticando di dire. Cioè, allora, fare la rubrica storica di questo periodo è stata una cosa, per così dire, molto difficile, anche secondo me ci sono delle lacune nella ricerca che ho fatto, perché praticamente, cioè, è sparito il registro dei verbali della giunta dal 1915 al 1918, quindi mancano, per così dire, gli anni decisivi della guerra, e ci sono però i verbali del Consiglio Comunale, quindi io mi sono rifatto sui verbali del Consiglio Comunale che ho visto, che ho letto dal 1911 fino al 1919, quindi me li sono letti tutti. Però il Consiglio Comunale si riuniva una volta, più o meno una volta al mese, e alcuni passaggi, per esempio dell'acquedotto, passano magari 6 mesi, 7 mesi, di cui dell'acquedotto non c'è traccia. Però sicuramente ci sono stati degli atti, perché poi alcune cose non si giustificano leggendo poi il verbale del Consiglio Comunale, quindi probabilmente alcuni atti e azioni della giunta non ho trovato documentazione. Ecco, tenete conto che poi il Consiglio Comunale ha avuto una vita abbastanza complicata, per cui diverse sedute sono andate deserte, quindi si passa alcuni mesi a volte prima di trovare una seduta. Mentre la giunta era, diciamo, una riunione, non dico settimanale, ma addirittura a volte anche all'interno di una settimana c'erano più riunioni. Ecco, Tocchi a Raffaele è un personaggio che ho ritenuto di documentare, perché è stato praticamente il vice sindaco dell'ultimo periodo di questa amministrazione, e ho cercato di raccogliere notizie, così ho scoperto che Tocchi a Raffaele era anche compagno, per così dire, o coetaneo con il Barbuti, e sono curioso di sapere se il Barbuti è quello a cui è stata dedicata la piazzola, ed era anche contemporaneamente sia il Tocchi a Raffaele, sia il Barbuti, sia il maestro Pioli. Allora, sia il maestro Pioli, erano tutti e tre maestri di Berceto, che da Berceto erano stati licenziati, tutti e tre, e avevano per fortuna trovato lavoro e trovato occupazione a Pontremoli. E la storia di Tocchi a Raffaele è abbastanza significativa, cioè nel senso che intanto è di Bergotto, nato il 10 marzo del 43. Ecco, questo non l'ho messo sul calendario perché chiaramente non ho avuto più spazio, però mi sembrava giusto mettervi a conoscenza di quello che ho scoperto di quest'uomo. Allora, diciamo, quasi 40 anni è diventato insegnante di scuola a Berceto e dopo 3 anni è stato licenziato insieme al maestro Barbuti. A me risulta che anche il maestro Pioli abbia avuto una vicenda molto simile. Si dice per ragioni di economia legate al fatto che hanno assunto poi delle maestre, e le maestre chiaramente erano pagate meno degli insegnanti maschi, quindi già allora, anzi allora ancora di più di adesso. Dunque, queste sono le motivazioni, però io, leggendo, mi è capitato di leggere alcune lettere, alcuni atti legati al maestro Pioli, e mi sembrava che le ragioni non fossero solo economiche, ma ci fosse dell'altro. Comunque, nell'86 viene incaricato dell'insegnamento in una scuola mista nel comune di Mulazzo, e il percorso è molto simile a quello del maestro Pioli. E poi nell'88, come Barbuti, veniva nominato maestro a Pontremoli, dove assumeva servizio durante l'anno scolastico 1888-89, nella scuola di terza classe, perché allora gli insegnanti avevano una classe fissa, non seguivano gli alunni dalla prima alla quinta, ma
insegnavano in una sola classe, e li insegnò per 24 anni, fino al 1912. Vabbè, comunque ha avuto un CONI, ha avuto riconoscimenti, anche la medaglia d'oro dal comune di Pontremoli. Sapete che allora, diciamo, erano assunti dal comune. Tornò a Berceto nel 1912, dove ricoprì la carica di assessore comunale, e lo troverete tra le vicende dell'amministrazione e di vice sindaco. Fu padre di tre figli, Giacomo, Ernesto e Teresa, e morì a Bergotto il 10 marzo 1926. Ecco, se posso fare un commento negativo di Tocchi, vedrete che la figura è stata piuttosto di freno alla realizzazione dell'acquedotto comunale. E se posso fare un commento, diciamo che uno che cerca di guardare i documenti ha delle aspettative, no? Cioè, uno dice, ma insomma, le dinamiche all'interno del comune così erano, quelli che a favore, diciamo, dei proletari, poi c'era quelli che rappresentavano la borghesia cittadina, no, qua le dinamiche bercetesi erano tutte impostate in un altro modo. Cioè, qui quello che ho colto dalle vicende sono, diciamo, di una lotta tra il capoluogo e le frazioni. Le frazioni praticamente hanno ostacolato in tutti i modi la realizzazione dell'acquedotto, perché volevano che tutto l'impegno dell'amministrazione fosse nella realizzazione delle strade. E qui stiamo parlando delle strade, della strada di Cortia, della strada di Bergotto, la strada che da Valbona doveva andare a Bergotto, della strada che da Valbona doveva venire in capoluogo. Questa era la preoccupazione. L'acquedotto di capoluogo chiaramente interessava a quelli del capoluogo. Quindi, finché c'è stato, per così dire, il sindaco Orsi, finché c'è stato Agnetti Italo, fratello del senatore, diciamo, era prioritario il discorso dell'acquedotto. Quando sono venuti a mancare loro, nonostante l'intervento del consigliere Caprara, di Pietro Mugolana, che chiaramente il professor Caprara era, diciamo, consapevole che questa era un'esigenza prioritaria per lo sviluppo di un paese, per garantire una salute pubblica degna di questo nome. Ecco, quindi questo è stato, per così dire, quello che ho colto. Ecco, spero l'anno prossimo di continuare, perché chiaramente, come vedrete, ci sono tanti aspetti che chiaramente potrei anche prendere in esame. Allora, adesso non so se qualcuno ha qualcosa da chiedere, però io direi, se nessuno ha niente da chiedere, di passare a sfogliarlo e poi sentiamo cosa ti incuriosisce. Allora, questa signora, questa foto me l'ha data Alberto. Alberto Andrei, ed è la Palmira Giugnaschi. Non so se ve la ricordate, questa sera, quella che abitava lì nella Costiola. Io, tra l'altro, di questa donna ho una sacra venerazione, cioè nel senso che era quella che ci faceva giocare, cioè veniva a casa mia e ci contava le filastrocche, ci faceva giocare. Quindi una persona estremamente buona. Quindi c'è anche la parentela? C'è anche la parentela, visto che è un cognome non... No, è di Succisa, io non ho niente. Non ho niente di questa parte. Ecco, questa foto bellissima mi è stata data da Chiare, non ha voluto però che mettessi il nome, comunque me l'ha data tra i collaboratori, me l'ha data comunque Claudio Pietrantoni, che l'ha avuta comunque da una delle figlie, da Antonella,
può essere. Comunque la famiglia Bianchi di Ghiare negli anni 50. Ma la seconda allora, è la donna, no? Sì. La destra venendo la sua sinistra. Sembra la moglie di Bersanelli. Non è quella che c'è in bagno con l'ecchio, no? Sì, esatto, sì, sì. Infatti così la ricordo. Sì, sì. C'è il bar centrale con l'ecchio. Sì, sì, sì. Quindi siamo negli anni 50. Quanti anni aveva di nuovo, scusa? Questo è anni 50, così mi è stato detto. Sì. Io. Quella me la ricordo, la conosco. È più avanti. No, quello che da destra viene alla sinistra. Gerardo. Primo Gerardo. Vicino Albino. Sì, sì. Questo, questa è l'Antonella, sì, braccio, la Germana, la Stefania, la mamma Celestina e Sandro. Ecco, questa è la mamma di Gino. La Rosa e di Gino Tortello. Allora, la Rosa anni 60 che fa il padre. Quindi il forno loro non ce l'avevano, quello lì dov'è? Quello a zocco? Non lo so, secondo me. No, ma chi è allora? La mamma di Gino, di ce l'avevano, ce l'avevano il forno. Ce l'avevano il forno. Ce l'avevano il forno, sì. Nei 60 erano lì. Ah, ma non erano mica l'asciutta, erano qui da Bertolello, no, come dire. Non c'era il forno, quindi lì era un'altra parte. No, le gravi alcune. Ecco qua, trovate tra l'altro l'elenco delle opere pubbliche che l'amministrazione si era per così dire impegnata a realizzare durante il mandato. Vedete qua l'elenco c'era allora per tutte le frazioni, per esempio l'edificio scolastico con l'alloggio dell'insegnante, per tutte le 12 frazioni il costo previsto era di 150.000 lire. E dopo vedremo che non è realizzata neanche una, e l'ultimo atto dell'amministrazione è quella della costruzione di una sola scuola frazionale, la prima che è stata realizzata, quella di Pagazzano, che da sola viene a costare più di 150.000 lire. Quindi pensate dal punto di vista economico il fallimento totale della guerra, cioè la svalutazione che ha, per così dire, portato via tutti i piccoli risparmi. Quindi la scuola di Pagazzano adesso è migliore, è stato fatto in quel periodo lì. Dopo la prima 19, sì. Credevo nel 19, tutte allora, su progetto allora il progetto dal 14 al 19 era di realizzare tutte le scuole frazionali, va bene? Le 12 scuole, c'erano anche i finanziamenti statali. Va bene, di queste scuole non è stata realizzata neanche una, va bene? Poi c'era anche l'acquedotto, adesso qui dopo ve lo leggerete, perché altrimenti se passo se di tedio cosa. Se ce lo leggi tutto tu, se lo leggi tutto io ci togli la sorpresa. Ecco, poi questa è la foto che mi ha dato la famiglia Calzi, Francesco e Anna Maria, che mi ha dato l'anella, e qui vedete la mamma dell'anella. Sì. E niente, poi ve lo leggerete, perché chiaramente ecco, questo ho messo anche la vicina di casa della Palmira, un'altra Palmira, non d'accordo terribilmente in lite tra di loro, sempre in lite tra di loro. E comunque purtroppo c'è da dire che questo era anche oggetto, diciamo, adesso si direbbe di bullismo da parte dei ragazzi, cioè, veramente scendevano dal castello. Tutti e due. Beh, ma più che altro non è. Però nel Savani non lo. Sì. La figlia abita. Ecco, la figlia abita a Torino, e comunque questa foto me l'ha data la Giuseppe di Torino. Savani che parentela c'è? Non lo so, non ho capito. Ecco, in questo foglio su un dedicato d'aprile trovate le iniziative del comune sull'assistenza comunale, e ho trovato una cosa molto particolare: la mensa dei poveri che è stata realizzata in questo periodo.
su iniziativa del senatore Agnetti, e doveva durare pochi mesi, ma dai documenti che ho visto nel, è durata per diversi anni, non sono poi riuscito a capire quando è terminata. Comunque veniva questa mensa dei poveri, era realizzata nell'edificio del comune e al piano terra, dove adesso c'è quella specie di mercato del, di biliardi, e lì tra l'altro è stata fatta sloggiare la classe, l'unica classe femminile che c'era del centro, e quella classe femminile è stata ospitata qui dove siamo noi adesso. Vabbè, comunque nella prossima rubrica cercherò anche di documentare la vita scolastica durante la Grande Guerra, a parte che in parte l'ho già fatto sulla scuola di Fugazzolo qualche anno fa, non so se vi ricordate. Ecco, poi un'altra iniziativa è il Comitato Comunale per la Preparazione Civile, e questo è stato importante perché teniamo conto che c'erano un sacco di analfabeti, no? Soprattutto al fronte. E quindi chiaramente c'era bisogno di mettersi in contatto, di scrivere per conto, insomma, in modo da mantenere i legami. Poi non solo, ma permettevano anche di spedire pacchi di alimenti, insomma, di vestiti, insomma. Quindi è stata un'iniziativa. Diciamo che il Comitato Comunale per la Protezione Civile era nato come iniziativa a sostegno della guerra, Poi dopo, per fortuna, ha avuto questi risvolti soprattutto di carattere assistenziale, che sono stati provvidenziali, perché io lascio immaginare, comunque un pochino documentato su quello dell'anno scorso, la vita dei prigionieri, insomma, la vita dei soldati è stata veramente una cosa, diciamo, disumana. Ecco, poi questa foto qui, allora qui ci doveva essere anche il sindaco, che però qui non c'è. Come mai? Cioè, questa è la classe, la tua classe, la classe del 1950. Allora, che ci sono? Nessuno è riuscito a trovarti. Come no? C'è dietro là, non lo vedi? C'è, c'è. Dove dietro là? Questo, seconda fila, dietro, è quello lì. Ah, ecco. Sì, questo qua è Gianni di Quiro. È meglio, ma sì, è comunque la classe del 55, c'è un incluso che non è del 55, è vero? Che è Claudio Setti, questo qui che sto seguendo. Ah, è vero. Che comunque frequentando diciamo, il 54. Setti del 56. Del 56. C'è quello sempre Sergio lì, quello lì del fratello della Sigli. Sergio è quello qua. Va bene. Beh, comunque questa è una foto, diciamo. Mi spiace di. Allora, è documentato i cittadini dell'amministrazione comunale, e qui vedrete. Lucchi, è mia Gianni Piero, Angelo Pasquinelli, quello che vedo te. Cosa? Sì, è Angelo. Ecco, queste sono le due sorelle di Olzi che abitavano lì sopra la Costiola, e in mezzo c'è Pasquinelli Vittoria. Costiola. La Costiola è via Marchetti, quella che sale. Costiola, sì. Si chiamava Costiola. Costa Costiola. Dunque, io che ci abito non lo sapevo. Va bene. Poi, ecco, questa foto non la troverete nel calendario perché all'ultimo momento il tipografo me l'ha scartata. Me l'ha scartata perché dice che non si vede bene, effettivamente è un pochino sfocata. Comunque me l'ha data Alberto, è di suo padre, Piero, Ilario e Gino, e comunque l'ho dovuto sostituire con un'altra foto che mi ha dato. Dove erano Alberto lì? Erano di Aran Seminario, dove adesso c'è la Pinetta. Ah, lì la casa che si vede in fondo è quella degli Armani, perché era il Prato dei Frati. Di Pepo, il Prato dei Frati, è vero che era il vostro? Sì. Da un,
Sì, sì. Comunque questa foto non la troverete sul calendario, adesso vi faccio vedere la foto che troverete. Ecco, e qui comincia la storia dell'acquedotto. La storia dell'acquedotto, come vedrete, è abbastanza impegnativa. Qui non potevano mettere mio nonno, che credo che abbia fatto sia la Grande Guerra, sia... insomma, le ha fatte tutte, insomma, è stato un protagonista comunque silenzioso della vita del paese. E qui comunque aveva quasi 90 anni e aveva ancora le sue due mucche. Ecco, questa signora, la Maria Biolzi, che abitava di fronte al Duomo. Io me la ricordo, però non so dirvi di più, no. Non so dirvi niente. È la mamma di Francesco. Di Francesco, Cavalcini. Quello che era da Galera. Sì, il oratore. Sua mamma. Di Francesco? Francesco, sì, Francesco. Quello che è morto. La moglie di Piarino. Non l'ho conosciuto, capito? Francesco l'ho conosciuto. Capitavano laggiù sotto il seminario, alla Galera. Sì, alla Galera. È la mamma di Francesco, questa. Questa è la mamma di Francesco. Sì, abitava lì il Duomo. Abitava perché dopo Francesco era venuto ad abitare davanti al Duomo. Sì, e questa è la sua mamma che viveva con lui. Sì, ma lo sento su. Ma che non la riconoscevo. Era una cadea, ecco, questa è la classe quinta della maestra Anna Abelli, della maestra che purtroppo è morta qualche anno fa, del 56-57, questa foto me l'ha data l'Anna Maria Cagna, e qui trovate anche Vittorio Cagna, che deve essere questo, se non ricordo male, questo Bruno Molinari, e questa è la Bungrani, la Laura Bungrani. E poi c'è la Domenica, sì, la Domenica Armani. E comunque dopo dovete guardare le foto, si vede, c'è quanto sei, ecco, questo è Francesco Cazzi, soprannominato Tortello, il papà di Gino. Ah, il papà di Gino. Quindi ci ho messo la moglie e ci ho messo anche il marito. Ecco, qui ci sono ottobre e novembre, sono due fogli, le due pagine dove è interrotto la rubrica storica, perché ci sono i racconti di Oscar. Ecco, e l'ultimo foglio è Rino Sparazzi, alla fine degli anni 50. Ecco. E la, per così dire, la biografia del sindaco Angelo Orsi, fatta da Francesco Tagliani. Allora, adesso vi faccio vedere la foto che ho inserito della filatrice al posto della abbreviatura. Purtroppo nel calendario troverete questa foto notevolmente ridimensionata, cioè ha tagliato, per così dire, tutta la capigliatura e si vede a malapena, diciamo, la mano sinistra. Quindi questa è Rosina Lanfranchi, di cui però non so dirvi di più. La mamma della Pepina. La mamma della Pepina. La mamma della Pepina. È andata aperto la mamma della Baby, cioè le ricette della Baby, no? Sì, c'è le ricette della Baby. Beh, sono le tue foto, queste fatte da te. Sì, sì, sì. Allora, io ho finito, se avete qualcosa da chiedere.